Di Sporton Radio, ci mettiamo comodo nel frattempo. 27esimo appuntamento per parlarvi di calcio, di questa Serie A che ormai sta dando già degli esiti, sta decidendo insomma qualcosa sia in vertice che in coda a questo punto della stagione assolutamente anomala, e di questo parleremo appena si collegherà uno che la Serie A la conosce. Parliamo di Michele Pazienza, più di 350 presenze in Serie A, che davvero ce la può insegnare la Serie A. Adesso ci spiegherà un po' di cose, di questi meccanismi che certe volte non sempre si apprendono direttamente. Grazie a Saverio Azzarone e grazie soprattutto alla principessa di Sport on Radio. Parliamo di Simontina Prengi, perché buonasera, oggi abbiamo qui con noi. Ciao, ciao, grazie, grazie Simontina. Allora, io vedo già Michele in linea. Ci sei, Michele? Aspetta, non ti sentiamo. Giusta l'audio? Buonasera a tutti, mi sentite ora? Ecco, perfetto. Sì, perfettamente. Grazie intanto per questo collegamento, Michele, davvero grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, intanto io vedo anche Paolo Moneta in linea, probabilmente, sì, l'ideatore, il conduttore. Ciao, buonasera a tutti. Grazie anche a te, Paolo, per essere con noi. Grazie a te, Antonio, dell'invito. Saluti i tuoi ospiti. Ciao, ragazzi. Ciao. Allora, Michele, raccontaci questa Serie A così anomala, così particolare. Intanto io voglio un tuo parere tecnico sul fatto che sia stato giusto continuare in questo modo, far giocare tanto, perché alla fine, come tutti avevano previsto, si sta rivelando una mattanza. Fioccano gli infortuni, non si gioca più, una squadra non riesce a giocare per più di 60 minuti. Era evitabile questa situazione, Michele, o dove andare con diciamo cosa? Che non c'era, diciamo che non c'era un'alternativa e il calcio, ahimè, doveva andare avanti perché gli interessi sono altissimi e cioè, era doveroso, sempre comunque considerando di tenere il tutto sotto controllo, era doveroso ripartire. È chiaro che si va incontro a dei disagi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista anche delle prestazioni, da ciò che poi potevano essere le aspettative di alcune squadre, da ciò che poi sono i risultati che effettivamente si ottengono sui campi. Qualcosina, diciamo, che un po' è cambiata dopo la sosta rispetto a ciò che si vedeva prima. L'eccezione probabilmente è solo per quanto riguarda l'Atalanta e forse il Verona, che riescono a mantenere un ritmo altissimo, però per il resto sta succedendo un po' quello che ci si aspettava e che era normale che succedesse. Michele, ti aspettavi queste buone ripartenze dell'Atalanta di cui hai appena parlato, ma soprattutto, ma anche il tuo Napoli sta facendo molto bene, sappiamo quanto sei legato alla squadra partenopea. Ti aspettavi questa ripartenza? Il Napoli sta facendo bene, ma credo che il Napoli sta facendo bene per un motivo ben preciso: ha una struttura della squadra abbastanza misurata e quindi la condizione fisica per i calciatori del Napoli probabilmente è più semplice da riprendere rispetto a fisicamente, questo volevo dirci. Sì, perché se vai a vedere insomma anche l'attacco che ha il Napoli e si prende Mertens, Insigne, lo stesso Caleon, hanno una struttura fisica non imponente, certo. Per cui per loro è molto più semplice riprendere la condizione. Diversamente invece potrebbe esserlo per una squadra come l'Inter, che è una squadra che ha struttura fisica importante, al di là poi di quelli che sono gli acciacchi fisici che sta avendo in maniera ripetuta, mi riferisco sia a Barella sia a Sensi, insomma quei giocatori che già prima dello stop forzato avevano avuto qualche problema fisico. La Champions è una chimera per il Napoli, Michele, 15 punti sono assai in 8 partite. È dura, non è semplice, perché poi avendo le partite ravvicinate fai fatica a mantenere quel ritmo e quella continuità di risultati, per cui ad oggi credo sia davvero difficile. Dell'Inter, Michele, ti aspettavi questo tracollo? Perché comunque ieri ha perso male, ma non ha fatto manco, ha, ha,
a Parma ha vinto negli ultimi minuti in maniera un po' fortunosa. Comunque, io conosco bene l'allenatore. L'allenatore è stato chiaro, è stato diretto sin dall'inizio. Aveva bisogno di giocatori. Lui ha chiesto giocatori forti nei ruoli e soprattutto sugli esterni. Perché sa che la sua richiesta è altissima. Sa che soprattutto sugli esterni il consumo di energie sia a livello fisico che mentale è altissimo. Probabilmente il non avere dei giocatori alla pari per il ricambio in quei ruoli lì qualcosa è andato a penalizzare un po' quello che è stato l'andamento dell'Inter. Se poi a questo ci aggiungiamo i problemi fisici avuti dagli interni e da un giocatore che aveva avuto un inizio fantastico come quello di Semi, il Ferisco Assensi. Michele, è chiaro che questo fatto che tutto sommato ha fatto meglio con gli sconosciuti come Sensi, come Barella, come Amoruso, quando invece sono arrivati i campioni, campioni affermati, le cose sono andate un po' peggio. C'è una ragione a questo tipo di atteggiamento? Forse l'inserimento di questi nel gruppo probabilmente è stato più lento di quanto si aspettasse Conte? No. Sensi è un giocatore che comunque noi in Italia conoscevamo, sapevamo delle qualità. È chiaro che era un giocatore che sicuramente avrebbe potuto far bene all'Inter, magari non pensavamo così bene, però sapevamo che era un giocatore che poteva dire la sua. Per quanto riguarda gli altri, Lukaku sta facendo benissimo. Io credo che le difficoltà incontrate fino ad oggi dall'Inter siano più dovute al fatto di non avere delle seconde linee adeguate. Qualcosa probabilmente anche nel mercato di gennaio è arrivato, però è vero che poi qualcosa si è perso durante l'anno, forse troppi infortuni, probabilmente i giocatori abituati a dei ritmi di allenamenti diversi da quelli che sono poi gli allenamenti di Conte e da quella che è poi la richiesta, che è molto alta da parte dell'allenatore dell'Inter. Michele, allenatori come Conte che lavorano tanto in settimana possono essere penalizzati dal ritmo frenetico di queste partite, perché comunque non c'è pochissimo tempo per preparare una gara rispetto a quando si gioca tutte le domeniche. Nel momento in cui ti trovi con una rosa ridotta, sì. Nel momento in cui hai la possibilità di far ruotare i calciatori, assolutamente no, perché poi lui ha anche l'intelligenza di far recuperare quelle che sono le energie nervose, le energie mentali, e poi parliamo di un livello altissimo dove i campioni sono abituati a uno stress mentale, a uno stress psicologico, e quindi è una situazione abbastanza gestibile da questo punto di vista. La Lazio, Michele, ti aspettavi questa battuta d'arresto addirittura in casa con un Milan che sembra irriconoscibile in certi momenti? La Lazio è stata la sorpresa, sia in negativo che in positivo. Positivo perché comunque le qualità le avevamo già intraviste nelle passate stagioni. Quello che mancava alla Lazio, e io l'ho anche detto all'inizio della stagione, quando comunque aveva cominciato ad avere qualche risultato buono, non ero convinto dalla continuità, perché soprattutto poi a quei livelli per raggiungere l'obiettivo, ma anche in altre categorie, c'è bisogno di continuità. E la Lazio negli anni precedenti in questo aveva un po' peccato. Quest'anno è riuscita a trovare continuità dei risultati ed è riuscita a rimanere attaccata al treno che lottava per lo scudetto. È chiaro che quando fai un passo falso del genere, nel momento in cui devi dare di far sentire la tua presenza fino alla fine, perdi 3-0 in casa contro un Milan che non è inarrestabile, è chiaro che da nota positiva diventi una sorpresa negativa, e questo è una grande squadra, una squadra che ambisce ad ottenere il massimo dei risultati, non lo si concede. Paolo, che cosa dicono i tuoi fantapazzini? Qualche curiosità vuoi chiedere a Michele? Michele
Michele, no, Michele è stato abbastanza esostivo anche nell'esporre sulle domande su Conte, è stato veramente esaustivo, giustamente è stato un suo calciatore, quindi chi più di lui può descrivere il mister dell'Inter. E cosa si dice? Si dice un fantacalcio folle, si dice che è veramente strana questa ripartenza. E ieri lo stop dell'Inter non se l'aspettava nessuno, addirittura c'è stato Scorupsi che è stato quasi il migliore in campo del Bologna, quindi davvero è un fantacalcio folle. Come finirà, Michele? La Juve vincerà probabilmente, è contento Paolo che è juventino. Guarda, prima di ieri sinceramente pensavo che comunque fino alla fine ci sarebbe stata una lotta anche tra Lazio e Inter, che potevano ancora ambire al primo posto. La brutta frenata di ieri un po' lascia cadere l'ago della bilancia a favore della Juve in maniera del tutto pesante. Anche perché non c'è neanche tempo per recuperare dal punto di vista psicologico, perché tu mi insegni che queste sono ammazzate soprattutto sullo spirito, sull'autostima dei ragazzi, e non sì, c'è quando... tempo neanche per recuperare quello. Sì, ma anche il modo e lo stato mentale come scendi in campo. Se hai molti punti di vantaggio è chiaro che riesci a gestire e a valutare le situazioni che ti si creano man mano di partita in partita in maniera diversa, riesci a gestire anche le risorse mentali. È una situazione ad oggi secondo me complicata per le inseguitrici. Vedo molto, molto di più favorita la Juve, ma in maniera abbastanza netta. Tu li hai vissute più o meno queste cose nell'anno della UEFA, Michele, quando giocavate abbastanza intensamente, come ci si gestisce come calciatori? Davvero bisogna dedicarsi molto più a tempo pieno di professionista. La fatica maggiore sono le energie mentali, nervose, perché molto è condizionato anche dal risultato che hai ottenuto la partita precedente. Se questo è un risultato positivo ti aiuta, ti agevola ad arrivare in maniera più leggera, però il giocare ogni tre giorni non è semplice, però ha anche dei vantaggi, perché qualora ci fosse un risultato negativo, la voglia di rivalsa ti proietta immediatamente alla partita successiva e te la prepara in maniera abbastanza semplice. Si ferma questa Atalanta? C'è un modo per fermarla? A Foggia qualcuno l'ha accostata alla squadra di Zeman, Michele, per organizzazione tattica, per corsa dei calciatori. Tu ci vedi qualche somiglianza, come piace pensare? Dal punto di vista della corsa e dell'attacco agli spazi, sì, probabilmente ha delle similitudini con quella che era la squadra di Zeman. Secondo me è una squadra, è un modo di giocare un po' rivisitato, un po' più moderno e probabilmente un po' più equilibrato rispetto a quello che era il modo di giocare di Zeman. Ma si può fermare, anche se devo dire col Napoli un pizzico di fortuna l'ha avuta, perché comunque nel finale sia Koulibaly che in un'altra circostanza il Napoli poteva raddrizzarla la partita. Beh, parliamo comunque di un avversario che probabilmente quest'anno ha avuto dei problemi, ma che fino alle passate stagioni era in lotta per lo scudetto. Se andiamo a vedere i giocatori sulla carta, è chiaro che c'è un livello diverso, sia tecnico che anche di esperienza. Quello che sta riuscendo a fare l'Atalanta con i giocatori che ha in rosa è un qualcosa secondo me di straordinario. Probabilmente alcuni di loro tra qualche anno o già dalla prossima stagione li vedremo giocare in club più importanti e più ambiziosi. C'è qualcuno però che arriva a dire che potrebbe vincere la Champions, Michele? Ti sembra fantascienza questa? Oh. Non è fantascienza, perché nel calcio può succedere sempre di tutto. È chiaro che deve girare tutto bene, deve essere fatto tutto alla perfezione e poi deve essere l'annata in cui la fortuna veramente ti bacia.
quella punzecchiatina di Zeman l'hai condivisa, che secondo lui corrono troppo in questo momento, dove in teoria dovrebbero essere stati fermi per 3 mesi. Non conosco Zeman e quindi non do un'interpretazione a quello che ha detto, perché se dovessi darla sarebbe sicuramente un'interpretazione negativa. Senti Michele, Fonseca l'avresti esonerato tu dopo tanti insuccessi a Roma? Assolutamente no, assolutamente no, ma non lo dico perché voglio difendere la categoria di cui faccio parte ora, sì, ma perché a Roma in questo momento c'è una situazione non chiarissima, una situazione non semplice, e quando un allenatore si ritrova a giocare, ad avere dei giocatori che comunque vuoi o non vuoi, un occhio e un orecchio glielo danno sempre a quello che è l'aspetto societario, e quando ci sono tante distrazioni è chiaro che qualcosa perdi, qualcosa cedi sempre, però non dobbiamo dimenticare la parte iniziale che ha fatto la Roma, che è stata entusiasmante e si è visto davvero esprimere un ottimo calcio. Michele, nella pancia della classifica chi vedi come società, come squadra rivelazione quest'anno? Il Bologna, il Verona, lo stesso Sassuolo, che ormai non è manco più una novità. Beh, Sassuolo ormai lo conosciamo. Secondo me il Verona, che aveva avuto un inizio un po' così a rilento, ha trovato la quadra, ha trovato i meccanismi, i sincronismi giusti, e secondo me sta facendo un ottimo campionato. Il Lecce fare un accenno su Verona? Prego, dimmi Paolo. No, non a caso il mister del Verona è Ivan Juric, che è stato un allievo di Giampiero Gasperini, quindi partiamo anche da questo, cioè il Gasperini che comunque ha dato un nuovo modo di giocare, ha imposto nuovi modi di allenamenti, e Juric è un po' riprende il Gasp. Ma molte volte ci sono pure delle annate particolari. Michele, questo Lecce, io lo sostengo da pugliese, insomma, però quanti errori, ma si possono fare tanti errori, soprattutto in fase difensiva? Perché Liverani non riesce a tamponare? Perché giustamente qualcuno dice si può fare tutto quello che si vuole, ma se si prendono 70 gol è difficile salvarsi. Allora, io credo che Liverani abbia fatto un buonissimo lavoro a Lecce. Io credo che abbia dato un'identità a questa squadra. È chiaro che nel momento in cui gli errori individuali cominciano ad accumularsi e i risultati non arrivano, va in difficoltà. Però io credo che lui abbia la capacità e l'esperienza giusta per fare quadro intorno alla squadra, per capire le cose da fare ora, e secondo me ora cercherà di essere probabilmente un po' più pratico rispetto a tutto ciò che ci ha mostrato finora, per far sì che riesca ad ottenere il risultato finale, perché comunque con ciò che ha dato oggi a Lecce ha dato la possibilità a tanti dei giocatori ora in rosa di crescere, di maturare, di diventare insomma giocatori che possono ambire anche a squadre con obiettivi diversi. È chiaro che ora l'obiettivo principale della squadra è la salvezza. Tu credi che ci credi ancora, Michele, in questa salvezza? Io credo che c'è ancora. Sono 8 giornate, che sono 24 punti. Sì, ma al di là ora le partite diventano difficili per tutte le squadre, e i punti di differenza e di distacco non sono tantissimi, quindi c'è il tempo e la possibilità per rimediare. Spalle Brescia spacciate? Rispetto a Lecce secondo me sì. Non lo so, perché conosco Liverani, ma ricordo il miracolo che ha fatto alla Ternana pochissimi anni fa, e quindi sono fiducioso da questo punto di vista.
Michele, buonasera, io sono Sipontina Prenci per il giornalista. Ti Buonasera. volevo chiedere, secondo te, visto che Lecce non riesce a carburare, né tantomeno ad avanzare contro avversari ostici, tanto è vero che ieri, anzi l'altro ieri, ha perso contro il Sassuolo 4-2, sco troppe sconfitte, 70 gol subiti, cosa c'è che non va nella conduzione di Liverani? Beh, sicuramente per una squadra che ha l'obiettivo di salvarsi, la cosa che più balza agli occhi sono i gol presi. Una squadra che probabilmente ora, nelle ultime partite, dovrà cercare, di essere una squadra un po' più pratica, che secondo me, nella mentalità di Liverani, conoscendolo, sarà dura, però. Come ho detto prima, io credo che in questo momento l'obiettivo principale e l'idea comune deve essere la salvezza del Lecce, e questo può arrivare esclusivamente andando a ridurre, a diminuire quelli che sono questi numeri negativi che condannano ad oggi il Lecce. Il fatto è che domani arriva la Lazio e la Lazio, beh, è una squadra di media osticità, però È insomma ha arrabbiata, una tra bella l'altro. difesa, eh. Beh, la Lazio è una squadra difficile da incontrare, perché comunque ha dei giocatori che possono sbloccare la partita in qualsiasi momento. Però il Lecce comunque contro le grandi ha sempre ben figurato. E poi, come si sa, nel calcio, insomma, tutto è possibile. Anche se la Lazio è arrabbiata, io presumo e sono sicuro che lo sarà anche il Lecce, perché entrambe vengono da una sconfitta e quindi gli stimoli e le motivazioni sono altissime per entrambe le squadre. Michele, voglio chiudere con la bella favola di Avarà dell'Inter, che 5 anni fa era in gambia, chissà in quali Del condizioni, Bologna. del Bologna, e l'anno scorso, e ieri invece ha segnato il gol decisivo a San Siro. Il calcio ogni tanto regala queste belle storie, e cambia la vita di un ragazzino di 18 anni. Il calcio probabilmente è bello anche per questo, perché a volte magari si vedono società spendere milioni e milioni di euro per portare dei calciatori nel proprio club, e poi è bello perché dall'altra parte ti ritrovi con delle storie del genere che ti fanno sorridere, ti fanno gioire. E ti fanno tornare un po' più alla normalità e alla semplicità del calcio, che è la cosa più bella. Grazie Michele, davvero grazie per questo. Grazie E immagino che a voi. stia valutando per la prossima stagione. Che cosa bolle in pentola? Qualcosa bolle, ci sono state delle chiacchierate, c'è qualcosa che mi piace, che mi ha colpito moltissimo. Ora vediamo se riusciremo a portarla a termine. Bene, noi speriamo che ti facciamo un grosso in bocca al lupo per questo. Crepi, Grazie per il grazie, collegamento, Michele, davvero grazie. grazie, grazie a Ciao voi. Michele, in bocca al lupo. Crepi, grazie, a presto. Allora, intanto vedo che si è collegato Orazio Falcone. Orazio, ci sei? Ciao Orazio. Ciao Orazio, Non ti ciao. sentiamo, aggiusta l'audio, Orazio. C'è il microfono spento, Orazio. Accendi il microfono, Orazio, non riusciamo a Adesso avete ragione. Allora, con l'addiale buonasera non ce la caviamo intanto e tanto. complimenti per la trasmissione che state facendo, veramente bella e Grazie. interessante. Ciao Orazio. Grazie. Ciao, Poi con ciao. certi Un ospiti abbraccio, come stai? Tutto sempre bene? interessanti. Benissimo, Quanto hai uno con Michele, benissimo, benissimo. pazienza. Orazio, allora, avete finito la riunione? Si fa questo per 35 quest'anno? Ebbene sì, abbiamo finito, abbiamo appena concluso, come al solito, sempre con i soliti animi, nonostante il Covid, e si vede che erano veramente, veramente desideravano di giocare a pallone, quindi hanno iniziato già da Immagino. stasera. Poi Qualcuno è venuto col pallone, qualcuno è quest'anno venuto devi col fare pallone attenzione. palleggiando.
Secondo me quest'anno dovete essere attenti, perché con la Serie A concomitante molti crederanno di giocare come calciatori di Serie A. Ci sarà questa sorta, no, di... Razio, sarà a porte chiuse o a porte aperte l'over 35? Porte chiuse per il momento, aspettiamo con tanta ansia il comunicato, quello del 15, che può darsi potrebbe anche aprirci le porte, almeno con numeri ristretti, ma noi i nostri numeri non arrivano a quelli della Serie A, quindi spero e penso che si possa aprire. Però noi, la nostra vittoria è quella che anche quante quest'anno... squadre aderiscono, quanti erano i dirigenti oggi? Allora, per adesso siamo a 7 squadre, abbiamo qualche altro che purtroppo per problemi lavorativi non sono potuti venire, stiamo aspettando risposta e io penso, abbiamo dato fretta, penso che già la settimana prossima dobbiamo partire, quindi dobbiamo Zapponeta. Zapponeta, Foggia, Monte Sant'Angelo, quelli di San Giovanni si sono aggregati con altre squadre, non so se riescono a fare una squadra tutta loro o meno, però diciamo che il nostro comprensorio è ben presente, proprio in modo massiccio. E poi lo zoccolo duro sono i nostri campioni di Manfredonia, che loro proprio in scalpitano da quando hanno... Qualcuno deve passare il testimone, però Orazio, qualcuno deve rendersi conto che tutto sommato c'è un periodo per tutto, perché io vedo che qualcuno proprio probabilmente sarebbe meglio se cominciasse a fare l'allenatore. Vabbè, però tu sai che quando poi si parla di over 35, io ho visto ragazzi che così li chiamo, ma ormai che vedo che corrono su questo campo per l'over ormai da più di 20 anni, quindi li vedo ancora ad allenare a Siponto, a fare le ripetute, a fare gli scatti come ragazzini, quindi è giusto così, loro si vogliono mettere sempre in mostra, in gioco. Orazio, ti ho visto tanto preoccupato prima che non si potesse fare il torneo, quanto felice e soddisfatto adesso che sei certo che si faccia. L'over 35 è un simbolo per la WISP, possiamo dirlo questo, è una sorta di fiore all'occhiello della WISP e soprattutto del nostro amico Matteo Spagnolo, che vede in questo torneo una sorta di figlio, una sorta di cosa a cui è assolutamente legato. È la nostra storia il torneo, quindi quando poi l'ordinanza di Emiliano ha concesso, diciamo, l'ok a queste attività di gruppo, la nostra preoccupazione era il nostro territorio, però devo ringraziare perché hanno risposto veramente bene ed erano solo preoccupazioni, anche cattive dicerie che si dicevano sull'impianto, sul Miramare, però non abbiamo trovato nessuna difficoltà. Al Miramare ripartiranno tantissime altre attività, tra cui anche il parrocchiale, attività giovanile del Manfredonia Calcio, quindi certo non dobbiamo sentirci tranquilli come l'anno scorso, noi già ci siamo attrezzati rispettando, e stasera infatti la riunione è stata indirizzata proprio sulle linee guida, perché non sarà come l'anno scorso, ma non perché il campo è chiuso o non possono andare sugli spalti, proprio loro che devono, noi tutti dobbiamo rispettare delle regole che non sono solo quelle calcistiche, quest'anno c'è da rispettare anche tutte le restrizioni che sono ancora in essere, quindi il nostro obiettivo era meccanizzare questi movimenti che loro, ahimè, devo dire la verità, erano già a conoscenza e consapevoli che venissero impartite, quindi non hanno fatto obiezioni, hanno accettato in toto tutto quello che noi abbiamo stabilito. E poi settimana prossima partiamo, vediamo se c'è da addrizzare qualcosa che non che abbiamo dimenticato. Quindi si parte già la settimana prossima? Sì, perché Antonio, i tempi sono strettissimi, immagino. Non abbiamo tantissimo tempo, ma anche perché loro erano già pronti, quindi certo. Anche noi non abbiamo mai mollati nella loro preparazione. Noi abbiamo sempre detto: preparate, non spendete niente, perché purtroppo quest'anno un'altra nota dolente è proprio trovare gli sponsor, perché purtroppo ci sono dei costi vivi che dobbiamo sopportare e non possiamo permetterci nulla, anche se come comitato abbiamo anticipato tantissimo, e loro con le liste, sai benissimo che per fare il torneo serve la lista dei nomi, no? E l'avevano già pronte, perché non li ho mai mollati, ho sempre detto preparatevi, non sprecate soldi sui completi o su altre cose, niente, basatevi su quello di l'anno scorso, ma non anticipate nulla. Quando vi do l'ok,
Allora partiamo. Oggi ho dato l'ok, tutti pronti per partire metà settimana prossima, mercoledì, lunedì, mercoledì. Adesso vediamo, dipende come reagiscono questa settimana nel portarci soprattutto la documentazione, perché sai che è fondamentale soprattutto certo. Anche il certificato medico. Senza certificato medico non si gioca. Anche perché parliamo di quasi quarantenni, per cui infatti... Bravissimo. Orazio ne ha fatti tanti di over 35 prima che si rompesse il ginocchio, come me ne ha fatti tanti. Ciao Orazio. Ciao Saverio. Saverio volevo dire, non Orazio ovviamente. Sì, Saverio. Ciao. È sempre una bella cosa quando ci sono le persone serie a giocare. Noi siamo qua per rispettare le regole, per fare tutti seri. Infatti. Però... Yeah. Paolo, una squadra da Piombino non riusciamo ad organizzarla, vero? La vedo abbastanza dura in una settimana. Giochiamo sul Buteo a distanza. Se si può fare, volentieri parteciperei anch'io, anche se non ho quell'età. Però, insomma, qualche fuoricoda ci potrebbe stare. Paolo, devi organizzare qualcosa là, noi vincitore ci possiamo incontrare, possiamo fare una gara nazionale, non è un problema. Andiamo all'Olimpico di Roma poi a giocare, va bene? Perché no? Paolo, che ricordi hai dell'over 35? Ne hai visto qualcuno? Fatti no perché sei giovane, ma visto qualcuno? Visto qualcuno sicuramente sì, ho anche avuto modo di conoscere chi ha giocato, è davvero una religione. Che ha vinto pure due campionati, io ho vinto due over 35 e ho fatto tre finali perse. No, conosco... Antonio è un altro veterano del nostro torneo. Conosco gente che è quasi una religione l'over 35, quindi si allenano tutto l'anno in vista dell'over 35. Io. Finché ho potuto. Poi il fisico non ha più retto, abbiamo dovuto passare. Io ho il record di Bomber, 13 gol in una manifestazione over 35, quello mi basta. Orazio, non ci resta che augurarti buon lavoro. Non ho capito, Antonio. Scusami. Non ci resta che augurarti buon lavoro, ci siamo felici. Io vi ringrazio, sicuramente ne faremo altre al campionato iniziato, ma soprattutto. Francesco Salvemini è con voi? Francesco Salvemini, Francesco! Oui, al volo! Se non è andato via, mi sa che è andato via, perché adesso sto vedendo gli arbitri che stanno andando, perché anche loro stanno in fibrillazione, hanno accelerato le riprese del regolamento. Ma qualcuno al volo? Francesco! Vieni un attimo qua. Aspetta che te lo passo. Che sta qua. Grazie Orazio. Una cosa, le cose al volo sono le più belle alla fine. Bravo, anche perché lui bello è l'asse, diciamo, proprio la colonna portante di questo torneo. Sì, io sono contento pure per come cura la comunicazione, Francesco, perché comunque l'anno scorso non ci ha fatto mancare niente. Questo ci fa molto contenti, ovviamente. Farà ancora di meglio. Francesco. Bene, vi saluto, un abbraccio a tutti e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Grazie ciao, a te. Ragazzi, ciao. Francesco, allora, sera. Buonasera. Ciao Francesco, ciao. Francesco. Complimenti per la barba. Lo so ragazzi, questo è... Ma il comune è mezzo gaudio. tipo della Juve. Dai, Francesco, ragazzi, allora, io intanto sono contento per come curi la comunicazione, perché questo mi fa felice, perché alleggerisce il mio lavoro, che ovviamente seguirò anche quest'anno, l'over 35. E per questo ti ringrazio, però dimmi come arbitri, come vi state organizzando, perché è un ruolo difficile quello di fare l'arbitro nell'over 35, diciamo. Beh sì, non fosse altro... Non perché voi non siete bravi, ma perché sono gli altri che credono di essere troppo bravi. Diciamo che i partecipanti hanno dei caratteri piuttosto vivaci, dai, diciamo. Sì, guarda, una delle prescrizioni della, diciamo, fase 2, 2 e mezzo, 3, ancora sinceramente mi sto cominciando a perdere anch'io in mezzo a tutte queste prescrizioni, è sicuramente quella di non creare assembramenti, no? Questo lo sappiamo già da tempo. Certo. E qua, in questo contesto, il ruolo dell'arbitro sicuramente avrà un beneficio, forse, cioè, lo auspichiamo tutti quanti, perché almeno il capannello che si forma intorno all'arbitro per protestare in maniera quasi... sistematica sarà assolutamente vietato, quindi ci auguriamo che almeno certe tensioni possano essere in qualche maniera prevenute. Ecco. Il gruppo è quello dell'anno scorso, Francesco, ci sono entry?
ragazzi giovani. Allora, ascolta, io ti ringrazio che mi hai coinvolto, però c'è stata una piccola modifica, perché io non curerò più l'aspetto della designazione, perché è rientrato dopo un periodo di diciamo di sospensione per motivi familiari, e Matteo Lauriola, che curerà appunto, ha assunto il ruolo di designatore, io lo coadiuo e quindi mi potrò gettare nella mischia in maniera maggiore per quanto riguarda appunto l'arbitraggio, quindi diciamo masticare e odorare il terreno del Miramare, ecco. Bene. Bene, buon lavoro allora. Però la per la comunicazione cercheremo di fare qualcosina sulla falsariga dell'anno scorso, che insomma, sì, dai, dai. Per noi è fondamentale, avuto... Francesco. Sì, penso te ne renda conto quanto sia importante per noi. Assolutamente sì. No, vabbè, ma si era creato anche questo sodalizio con voi, che speriamo di replicare quest'anno. Sì, sì, ci stiamo pure quest'anno, anche perché abbiamo il piacere pure di seguire la A, quindi rimarremo per tutta l'estate. Ok, va bene. Grazie Francesco, grazie, e grazie alla Wins per questo collegamento. Buon lavoro. Ciao, ciao. E buono per 35. Ciao. Allora, Paolo. Sono qui. Io voglio sentire pure i tuoi pareri sulla Serie A, sulla... Si può dire, che dobbiamo chiedere a Paolo? Chiediamo, fagli la stessa domanda del Lecce, si salva sto Lecce? Sì, infatti, cioè, Paolo, ma è possibile fare tanti errori individuali? Mamma mia, Antonio, tantissimi gol. C'è un pizzico di sfortuna pure, perché comunque anche a Sassuolo 4-2, due azioni pulite l'hanno avute per pareggiare, sia Arias, come si chiama all'esterno? Arias. Sia lui che pure il centrocampista, che ha calciato debolmente da buona posizione. C'è un piccolo di fortuna, però troppi errori nella fase difensiva, troppi davvero. Sì, troppi veramente. Ti dirò, il Lecce per me è un grosso rimorso, nel senso, era una squadra che era veramente in forma prima dell'interruzione per il Covid, che aveva messo in difficoltà tante squadre. Lo ricordavamo prima, aveva messo in difficoltà squadre importanti. Certo, you e adesso, dopo il Covid, stranamente la squadra si è disunita, anche a Sassuolo, come è successo anche in altre partite, come ad esempio contro il Milan. Nel momento in cui si è trovato il pareggio, la squadra si è allungata parecchio, difensivamente non c'era più nessuno, e il Sassuolo poi ha dilagato. Il Lecce purtroppo non ha giocatori di qualità eccelsa, soprattutto lì davanti. Penso che il giocatore migliore offensivamente parlando è la Padula, che comunque è ora attualmente infortunato, ma però non è, gli investimenti maggiori sono stati fatti su Babacar. Babacar è costato, ma Babacar è stato sopravvalutato, secondo me. A me un giocatore non è mai piaciuto tantissimo, tant'è che Babacar ha perso il posto appunto a favore di La Padula, che attualmente è infortunato e che comunque non sta facendo tra le sue stagioni migliori, insomma. Ora non mi ricordo quanti gol ha fatto, ma non ha dato un grande contributo. Il migliore del Lecce è Mancosu, ha fatto 8 gol, sta continuando a segnare di continuo ed è comunque un discreto centrocampista che, a mia modesta opinione, non giocherebbe in altre squadre diverse dal Lecce. E qualitativamente parlando, anche in difesa ha difensori importanti, esperti, come Lucioni, come Rossettini, come Rispoli, ma che non sono dei fulmini di guerra. Esatto. Lucioni ha 35 anni, Rossettini 32, se non sbaglio. Stiamo parlando di calciatori che hanno una madre con la Ternana, tu pensa quanto. Esatto. Stiamo parlando di calciatori andanti, dove cercano magari l'ultimo contratto della loro carriera, portano esperienza, ma se non affianchi dei giovani importanti a questi difensori, è normale che ti cascano e il giocatore giovane non crescerà mai. Io del Lecce ha un difensore che a me piace tanto, è Meccariello, è a 29 anni ed è il difensore più giovane del Lecce, ragazzi, quindi è normale che sentono gli acciacchi, sentono il caldo, si disconcentrano e poi succede quello che succede. Liverano è un allenatore che a me piace tanto, che dà un'impronta di gioco alla squadra, ma la squadra purtroppo non ha le forze per seguirla.
E deve avere la forza di cambiare, probabilmente, anche a costo di mettere dei giovani sconosciuti. Il problema è anche se cambi, ti giri in panchina, e Sarri si gira in panchina e ha De Gascosti qua in. Liverani si gira in panchina e ha quasi nessuno. Ma Mihajlovic ha vinto con Juara a Milano. Ma Mihajlovic è un altro tipo di squadra, però. Meno Juara, però per il momento è solo un ragazzo di 18 anni che 5 anni fa stava su un barcone. Ma è un ragazzo di 18 anni che aveva già esordito in Serie A col Verona e aveva anche altre presenze in altre categorie, quindi non è l'ultimo arrivato. Ora è stato un gol fortunoso, io le auguro tutta la migliore carriera possibile, Juara, perché comunque è un giocatore di buone prospettive. Però il Bologna ha anche giocatori di assoluta qualità, penso a Barro che ha 19 anni ed è un attaccante che a me piace tantissimo, ma penso a giocatori come Soriano, come Orsolini e come Palacio, perché ricordiamo Palacio è un signor giocatore nonostante l'età, quindi stiamo parlando davvero di squadre di altra qualità. L'Atalanta si ferma o vince tutto? Champions, campionato? No, campionato non penso, perché comunque ci sono 12 punti dalla Juve, ma davvero è inarrestabile questa squadra? A me non è sembrato, francamente, perché pure ieri è stato un tantino fortunato e un po' stentato a Cagliari. Ma poi, ripeto, col Napoli forse il risultato più giusto era il pari. Ma l'Atalanta corre bene, ieri a Cagliari ha stentato, forse anche con Napoli. Vabbè, sono supposizioni poi quelle, ora non stiamo a entrare nelle polemiche. No, vabbè, non entriamo nelle polemiche. L'Atalanta corre bene, ora sta rallentando un po', ma ci sta, non potevano andare a 1000 tutto il tempo. Certo. Lo scudetto non lo vince, perché lo scudetto ormai l'Atalanta è a 12 punti, sono una chimera con le poche giornate che mai, mi sa che sono 12 punti, ora precisamente non me lo ricordo, però sono una chimera. 75-63. Sono una chimera. Parli tu le domande sulla Juve, perché non me la sento di fare le domande sulla Juve a Jacopo? Tu sei juventina? Sì. Allora fatevi discorsi fra di voi. Io poi da interista vengo dalla sconfitta in casa, quindi meglio lascia stare. Allora Paolo, secondo te la Juve potrebbe avanzare di nuovo, nel senso potrebbe di nuovo vincere lo scudetto? Secondo me ce la fa. Il nono consecutivo, ma non vi vergognate. La Juve è partita candidata vincitrice dello scudetto, è in buono stato di forma, ha più 7 punti sulla Lazio. Però vediamo un attimino il calendario. Ora si giocano in 3 giorni, è difficile recuperare, quindi fare sempre prestazioni brillanti. Già domani la Juve avrà difficoltà contro il Milan e ci metto la firma, perché il Milan è in un ottimo stato di forma e alla Juve mancheranno 2 giocatori fondamentali come De Ligt e Dybala. E ora la Juve c'è un calendario abbastanza importante, perché comunque avrà Milan domani, sabato prossimo avrà l'Atalanta, martedì prossimo avrà il Sassuolo e poi avrà lo scontro diretto con la Lazio. Diciamo che se la Juve da queste 4 partite riesce a uscire con 6 punti, lo scudetto se lo cuce al 90% sulla maglia. Se lo cuce addosso. Paolo, invece, che ne sarà dell'Inter? questo allenatore ex Juventus, secondo me gioca per voi invece di giocare per l'Inter. Questo è quello che io non l'ho pensato neanche. Un po' di sentivo dal discorso che faceva Pazienza. Anzi, ho tanta stima per Antonio Conte. Mi sta sorprendendo un po' questi risultati. Secondo me è successo qualcosa nello spogliatoio, c'è qualcosa lì che i nuovi arrivati con i vecchi non si sono amalgamati. Perché è strano che siano arrivati i calciatori migliori, da Young, Ramsey, e le cose sono andate decisamente peggio rispetto all'inizio della stagione, dove con Sensi, con Barella, con D'Ambrosio, la squadra sembrava imbattibile. Allora, partiamo dal fatto che all'Inter succedono spesso... Che cosa dicono riguardo sull'Inter? L'Inter succedono spesso cose nello spogliatoio, quindi non sarebbe una novità. Dissentivo un attimo con il discorso di Pazienza prima, perché Pazienza diceva che l'Inter non aveva riserve all'altezza, e invece secondo me l'Inter ha anche delle buone riserve, perché se confronto le rose fra se Michele soprattutto all'attacco non può essere Esposito, il rincalzo di Mukaku non può essere Esposito, ma può essere Esposito, tranquillamente Sanchez. Può essere tranquillamente Sanchez. A centrocampo l'Inter è vero è stata sfortunata con Sensi e Barella, che sono spesso infortunati, soprattutto
Sensi, ma l'Inter a centrocampo ha preso Eriksen, ragazzi, che fino a gennaio era uno dei giocatori più appetibili sul mercato e trascinava il Tottenham, e ha preso a Gagliardini, che comunque è un discreto giocatore, a Borja Valero, che comunque quando lo mette in campo fa il suo, e l'Inter manca di mordente. E ieri complimenti all'Inter, è sempre interessante come discorso. Ieri Andrò Conte ha detto delle frasi che riporto, che ha detto: siamo a un livello molto più basso di quello che immaginavo, da qui in avanti tutto dovremmo dimostrare di essere da Inter, altrimenti è giusto prendere altre decisioni. Significa che qualche calciatore si sta un attimino cullando sugli allori, probabilmente, e non è così. Io vedo un Lautaro svogliato, io ora non è mia impressione, ma io vedo un Lautaro svogliato. Si poteva sbagliare per rigore e regalare la partita al Bologna, perché ieri di quello si è trattato. Un po' di leggerezza. Si continua. Allora, parliamo un po' di Manfredonia Calcio. Io stamattina ho sentito su WhatsApp il direttore sportivo, che tu hai sentito invece, sì. Sia lui che il nuovo presidente Gerardo Pollicelli, sì. I quali ovviamente non si sbottonano, perché comunque non si sa ancora esattamente, non si ha ancora la certezza matematica di fare l'eccellenza. Tu, no. Che hai sentito anche Tisci, che impressione hai avuto finora? Allora, io penso che... Tisci, che mi ha promesso avremo la settimana prossima. Sì, ho prenotato il collegamento. Bravissimo. Assolutamente, perché è una persona che merita e tra l'altro ha... Seguite Sipontina su Periscope. Su Periscope e su Twitter. Belle dello Sport, Anteprima dello Sport, perché davvero c'ha ospiti importanti. La settimana scorsa ha ospitato anche gli arrabbiatissimi dirigenti del Nardò. Sì, che stanno su tutte le furie, perché obiettivamente sono stati fatti dei torti inenarrabili e non si capisce quale sia il criterio alla base di questi torti. Ecco. Tra l'altro il Caffè dello Sport, che io conduco ogni settimana, ci sono sempre ospiti importanti su Twitter, il Caffè dello Sport, sì, giusto? Sì, esatto. Mentre l'Anteprima Sport è su Periscope, Anche Periscope, sì, però l'Anteprima Sport per il momento è interrotta, fair. Perché non ci sono tanti argomenti da parlare, però se parliamo di calcio giocato, insomma, nel post covid comunque, quindi amici di Twitter, quando volete essere informati sulla Fratellina Calcio, sulla Serie D, sull'eccellenza, andate su Twitter, andate sull'account di Sipontina, sì, chiocciola Sipontina Prenci su Twitter e chiocciola Sipo80 su Periscope, insomma ci sono delle belle dirette. Tornando al Manfredonia Calcio, ovviamente il presidente e il direttore sportivo del Manfredonia hanno detto che loro faranno prima la domanda per la promozione e poi faranno domanda per il ripescaggio, e per quanto riguarda il ripescaggio ci potrebbero essere delle buone possibilità. E ovviamente il presidente è molto fiducioso. Sì, è molto fiducioso per questa cosa. C'è il problema al di là di tutto numerico, perché comunque facendo retrocedere solo il povero San Marco, che è stato ultimo, solo lo ripeterò fino alla noia, soltanto nella giornata precedente allo stop, perché per il resto non è mai stato ultimo il San Marco, era il San Severo ad avere grosse difficoltà. E io resto convinto che se San Marco farà ricorso, come è stato annunciato, possa anche avere ragione. Cioè ora, ad oggi non abbiamo ancora definizione in forma. Io l'ho seguito l'anno scorso, San Marco, davvero una società modello che merita. Sì. Io ho il piacere di seguirli su Facebook, conosco anche qualche dirigente, qualche chiacchierito c'è stato, ed è una società da seguire, pulita, sana, che hanno davvero la passione per lo sport. Li facciamo parlare direttamente con Tisci, così creiamo questa situazione. Dicevo Paolo, il discorso è pure numerico, perché se scende una sola non possono salire in quattro, altrimenti poi il torneo diventa a 22, a 20. Quindi già scendendo una sola e facendo salire Sly e l'altra del girone B, c'è già una squadra in più. Sì, speranze al Manfredonia, perché almeno pareggia, fa diventare pari il numero di squadre. Questa forse l'altra volta, io mi collego un attimino alle parole di Denitis l'altra volta, che aveva proposto di dividere in più gironi
il campionato, insomma, perché, perché lo hanno fatto tutti, Paolo. Non vedo perché in Puglia non si possa fare questo. Umbria, tutti l'hanno fatto l'allargamento. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Non vedo perché non si possa fare in Puglia questo discorso. Ti vediamo a Tisci la settimana prossima, certo. Ma ti devi arrabbiare con Tisci la settimana prossima, si continua? Sì, mi raccomando. Vedremo, speriamo. perché poi Paolo avrei seguito sicuramente il paradosso di salvare pure il Capuzzi, che non ha fatto sì, neanche un punto. A momenti non giocava, vedrai. Non giocava, appunto. Cioè, è davvero una situazione paradossale. E da vedere se poi si iscriverà il Capuzzi al campionato o meno. Cioè, tra le tante cose, ragazzi, stiamo davvero sfiorando il ridicolo, secondo me. Infatti speriamo davvero, anche perché io penso che se si rimanga in promozione non si potrà manco non sia manco giusto bloccare un direttore sportivo come Umberto Forte, che può fare sicuramente la Serie D, se non di più, per cui davvero speriamo che ci diano almeno l'eccellenza. Umberto Fiore, sì. Bene, Saverio, dobbiamo parlare di calcio a 5. Innanzitutto dici i progetti della tua società, dei tuoi ragazzi per l'anno prossimo, o quando è inciso pure il Covid sulle vostre attività, ahimè. Noi abbiamo lasciato che eravamo capolisti del torneo di quest'anno. Che avete già vinto negli ultimi due anni. Avevamo già fatto le prime due partite, eravamo primi in classifica e purtroppo siamo rimasti bloccati. Per il futuro ancora non sappiamo... Nulla praticamente. Mm-hmm. Ci hanno invitate per l'iscrizione, però ancora non abbiamo quagliato niente. Dipende anche da Manfredonia Calcio, perché come sapete. Noi giochiamo con sotto il patrocinato del Manfredonia Calcio, quindi non sapendo se possiamo quest'anno rivestire la maglia del Manfredonia Calcio, non sappiamo neanche come muoverci. Certo. Speriamo che tutto vada nei migliori modi possibili, che questa non ci sia questo ritorno di questa pandemia che dovrebbe mai sia. Hai saputo invece della A2 che ho confermato Massimiliano Monsignori? Stamattina è arrivata la conferma del portiere Mirko Lupinella. Invece non è stato confermato l'attaccante. Anche se sono stato fuori, come ben sai, certo. Sono appena tornato. E ho avuto già delle prime notizie confortanti, e quindi io credo nel progetto si vogliono fare le cose per bene. Peccato che probabilmente si giocherà senza pubblico, questo davvero è un peccato. Vediamo che succede fino ad ottobre, perché penso che i campionati cominceranno ottobre dove comincerà il campionato. Sì, dipende tutto da una buona preparazione atletica che avranno gli atleti, al di là del pubblico. Come non giochiamo noi col pubblico, non giochiamo. Però è un peccato, perché Manfredani il calcio a 5 è molto seguito. Fare un campionato di vertice senza pubblico. Paolo, si dovrà giocare senza pubblico, vero? Confermi? Ma in realtà non è ancora definito, perché ieri c'è stata una piccola apertura anche da parte del presidente della Lega Calcio alla possibilità di avere il pubblico agli stadi. Quindi io penso che possa fare da apripista. Certo, ci stavano chiedendo di avere magari un minimo di persone, e alludevano ovviamente agli abbonati. Io penso che possa fare da apripista, certo, se il palazzetto può contenere, ora la capienza non la so, ma se può contenere 500 persone massimo, dovranno entrare 250. Ben distanziati, ma è fattibile come cosa. Anche perché le squadre senza pubblico si sentono senza morale, hanno bisogno. Secondo me tante squadre ne stanno anche risentendo, perché comunque il pubblico è colui in più. Ad esempio il Lecce, che ha una diffusione molto calda, io resto convinto che se ci fosse stata la tifoseria, il Lecce non si sarebbe disunito in quel modo e avrebbe preso gol, ma si sarebbe addirittura caricato in più e avrebbe buttato in quello rotto l'ostacolo. Sono d'accordo su questo, perché il primo anno di A, dopo 19 di tribolazioni, in effetti a Lecce c'era uno spirito diverso quest'anno che poteva dare una mano alla squadra. Peccato. Detto tutto, del basket non si sa ancora niente. Non possiamo fare nessun programma. No, si sa solo che si andrà su una linea giovane, e che quindi, avendo poi Umberto già lui giovanissimo, quindi probabilmente saranno tutti dell'età di Umberto Grazio.
Bene, possiamo andare adesso alla chiusura. Sipontina, che altro dobbiamo dire? Abbiamo detto tutto? L'appello che vorrei fare, due appelli: uno alla federazione che cerchi in qualche modo di aiutare queste squadre che comunque hanno subito questa pena della retrocessione a tavolino, anche perché stanno facendo ricorsi altrove, come anche il Nardò, e quindi chissà vengono riammesse nella categoria superiore. Questo lo chiederemo a Tisci la settimana prossima, ecco. Quindi vi annunciamo già la presenza di Vito Tisci, il presidente della Lega regionale, quindi non mancate neanche la settimana prossima. E seconda cosa, voglio un altro appello che voglio fare, visto che per il momento la questione Miramare non ancora si sa nulla, è vero che il presidente e la società si stanno andando avanti con le loro faccende affinché, diciamo, la questione si risolva nel più breve tempo possibile, ma io vorrei fare un appello alle istituzioni, a chi voglia presentare un bando, perché veramente lo stadio ha bisogno di manutenzione, altrimenti rischiamo davvero di non giocare. Siamo in deroga sia al campo, non solo lo stadio, ma anche i palazzetti. Ma anche il palazzetto. Io ho avuto modo di parlare pure con i dirigenti del calcio a 5. Io non so se in queste condizioni il Palascaloria può essere impiegato, probabilmente no. Per cui c'è da fare lavori pure al palazzetto. Speriamo che il commissario si decida a far muovere qualcosa. Perché altrimenti davvero si fanno tutti questi sforzi, però poi non si hanno detto che è saltato un po' la pavimentazione pure. Quindi, in via Dante Alighieri, Paladante. Siamo messi bene. Quindi. Paolo, quando è che t'arri tu? Aragosto, Antonio, metà agosto torno sul litorale Sipontino, metà agosto. Anche dai. Se ho saputo che messo un po' le radici in quel paese toscano. Ormai sono stato adottato qui a Piombino, dai. La C ce l'hai ancora, non l'hai persa ancora. No, devo fare un corso per perdere la C. È un po' difficile quello. Comunque, quando dovresti rientrare? Metà agosto vengo sul Litorino Sipontino. E poi vediamo di organizzare qualcosa. Potresti pure che ci staremo ancora. Certo ci saremo, Antonio. Grazie Paolo. Antonio, volevo aggiungere una cosa sulla domenica di Serie A. 648 presenze di Gianluigi Buffon. Siamo davanti davvero a un mostro sacro. Il calciatore con più presenze in Serie A, volevo solo dire questo. Insomma, che fa il paio col giovane del Gambia, davvero. Esatto. Due modelli, uno davvero un modello per i ragazzi, l'altro un modello per come si può essere cambiata la vita di un ragazzo. Grazie Paolo, davvero grazie. Grazie a te Antonio, grazie Sipontina, ciao Saverio, ciao Jacopo. E in bocca al lupo per il tuo fantapazz. Vive il lupo, vive il lupo. Saverio, devi inventarti qualcosa pure tu, dai, una trasmissione, una cosa. Domani, mi raccomando, alle 18 io sono in diretta congiunta sulla pagina Instagram di Fantapazz, quindi seguitemi. Sipontina, alle 18 su Fantapazz, su Facebook. Diretta no, la pagina Instagram, è vero, sei passato su Instagram da qualche settimana. Passato su Instagram, sì. Va bene, va meglio? Ma i numeri sono di quelli importanti, Antonio. Ora davvero sono felice, anche perché comunque c'è un ospite importante come Mario Giunta, un giornalista di Sky, che io ringrazio, come ringrazio tutta la redazione di Fantapazz. Facciamo uno scambio, noi ti diamo pazienza, Giunta, così ci si organizza. Ma c'è che sono Michele Pazienza, tu però ci devi dare Mario Giunta. Ci si organizza, dai, ci proviamo, vediamo cosa possiamo fare. Grazie Paolo, un abbraccione. Grazie a voi. Ciao ragazzi, ciao. Bene, detto questo chiudiamo. Grazie alla saggissima regia di Jacopo Totoro. Grazie alla principessa di Sport on Radio. Grazie a voi. Sempre la prima per le interviste, bruci sempre tutti sul tempo. Brava Sipontina. Grazie. E complimenti per le trasmissioni che fai su Twitter. Grazie. Brava, grazie a Saverio Azzarone. Grazie a voi. E l'appuntamento ovviamente è rinnovato per la settimana prossima. Stessa ora, ore 19, cercheremo di essere un po' più puntuali di oggi. Avremo Tisci sicuramente che ci spiegherà un po' questa storia delle retrocessioni e dei complicatissimi ripescaggi. E poi
avremo qualcuno importante della Serie A, adesso vedremo come muoverci, ma avremo ancora un riferimento importante per parlare di Serie A, visto che Sport On Radio ha aperto questa importantissima finestra verso la massima serie nazionale. Buonasera e buona settimana a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Per la tua casa, scegli il mobilificio parigino. Troverai materiale di altissima